In verità il rapporto di Leonardo con il pensiero sarebbe quello da indagare veramente. Qual è il rapporto di Leonardo con il mondo aristotelico dei Domenicani? Qual è il rapporto intimo e profondo con il pensiero di San Tommaso d'Aquino che arriva fino a lui e viene traghettato tramite lui nella fase nuova del Rinascimento, mettendo un po' in crisi la cultura del suo posto vero, che è Michelangelo, il platonico per eccellenza. Michelangelo è l'uomo per il quale le cose esistono già prima che esistano nel mondo delle idee. Per Leonardo le cose esistono in quanto la sperimentazione porta alla gnosi aristotelica. E questo porta anche a due versioni molto diverse del concetto di fede. Cioè, Michelangelo è un vero credente, è talmente credente che diventa, si avvicina addirittura ai riformati. Mentre Leonardo questo problema non ce l'ha. Cioè, la questione della fede in Leonardo è molto lontana, perché la sua è una percezione puramente, una ricerca della concretezza. Sono i due poli opposti di quella che sarà la grande cultura del Rinascimento.